ricomincia. Ricomincia da capo, vai. Vai. Cari amici, vi vogliamo far vedere la prima schermatura, perché è un riferimento molto chiaro alle nostre intenzioni. Qui quest'uomo, o questa maschera, o chi quest'uomo rappresenta, o le forze che quest'uomo rappresentano, sono anche identificabili con le forze di contestazione del sistema. Chiaro? Questa è la prima cosa che vogliamo farvi vedere. La seconda cosa, siamo sempre qui, perché il discorso è lo stesso, è questo. Così sarà il futuro dopo il Covid. Chiaro? La rivista è Anno Zero, una rivista che adesso in Italia non viene più pubblicata per mancanza di soldi, ma esiste la rivista spagnola in altri paesi del mondo. Terza cosa che vogliamo farvi vedere, perché ovviamente noi siamo intenzionati ad andare a fondo sulle questioni, Dios è un ologramma. Potrebbe andare bene come discorso, come interpretazione nostra post-quantistica delle varie concezioni della religione, di cui poi leggeremo qui alcuni testi. L'altro punto essenziale sul quale noi ci dobbiamo soffermare è che noi siamo fedeli a questa grande divinità dell'antica Roma. Eccola qui. Ve la facciamo vedere nelle sue varie manifestazioni. Eccola qui. Il Dio scostumato. Eccolo. Era l'iperbole della sessualità proprio. Eccoli qua. Il gran Dio Priapo, al quale noi ovviamente no, per ci riferiamo. Per dire quanto era diffuso il culto di Priapo, bisogna ricordare che a Veio, che quindi era già in data anteriore, certo, all'epoca della Romanità repubblicana, e poi quando diventò Ager Veientanus, no? Certo. Dopo la conquista di Furio Camillo, lì al museo di Formello, cioè di Veio in pratica, c'è la statua che diciamo popolarescamente è stata chiamata, quando è stata trovata a fine 800, di momento d'amnesia. Fauno. No, è un fauno. Sì, mi ricordo come l'avevi detto, sì, vabbè, non te lo ricordi, dai. Spannatura, ecco, la spannatura, pensando che fosse femmina, perché in realtà quella statua poteva essere anche ermafrodita, sì, in quanto la dea delle messi era, certo, sì, salvata, protetta e quant'altro dal dio Priapo, ma anche dalla madre terra. E quindi, certamente, era la sessualità animalistica, diciamo, soprattutto così, la naturale, sessualità nelle sue due manifestazioni, il femminile e il maschile, certo, quello che adesso la cultura dominante vuole cancellare per livellare sì, sì, tutti gli esseri viventi. Ecco il punto cardine, ecco perché noi saremo sempre fedeli all'unico vero grande Dio che interpreta in maniera essenziale, inossidabile, esatto, la mascolinità. Diciamo pure il grande Nerchia. Dopodiché, sempre per rimanere nell'ambito del nostro pensiero, perché è una presentazione che noi dobbiamo fare, poi tu entrerai nel vivo della tua esperienza, io leggerò delle considerazioni piuttosto interessanti da questi due libri. Questo, uno è questo. Un altro è questo, che è importantissimo. Il libro intitolato Il potere del denaro svuota le democrazie. A parte il fatto che la democrazia è inesistente. Non è mai esistita, no, esatto, concettualmente. Esatto. Siamo poi in una situazione in cui l'unico potere
che viene preso in considerazione da chi gestisce le leve del potere, il denaro svuota le democrazie, come scrive in questo splendido libro Giano Accame. Quindi dobbiamo sistematicamente confutare quello che dicono queste persone, perché questi, quando parlano di democrazia, non sanno quel che dicono. Dovrebbero essere internati tutti quanti in un maxi manicomio, e mi auguro di poter vedere questa operazione di internamento nei prossimi decenni, sperando di poter sopravvivere. Ricordiamoci sempre che il 49% è stato rilevato da vari istituti internazionali, 49% degli italiani è analfabeta comportamentale. Esattamente. Quindi non capisce quello che legge o quello che sente. Posto che legge. L'Italia è piena di analfabeti di ritorno, e quindi sappiamo perfettamente come stanno le cose. Leggeremo anche un pezzo. Io personalmente conosco decine di laureati che dopo la laurea non hanno più letto un solo libro. Esattamente. Ma la pena leggono il giornale, sì, ogni tanto. E magari. Questo è il testo che poi per noi è il più importante al momento, ed è questo. Intitolato La società medico-politica, teorie sul soggetto politico nella Francia post-rivoluzionaria. È molto interessante questo libro. Ah, quello che mi dicevi stamattina. Sì, è molto interessante questo libro, perché riporta gli scritti e quindi il pensiero di alcuni personaggi che hanno elaborato una visione ottocentesca della democrazia dopo il grande tourbillon della rivoluzione francese. È importantissimo, è chiaro che noi leggeremo una pagina, però è importante vedere cosa pensavano queste persone. Attenzione: Saint-Just, Destutt de Tracy. Quindi ho detto bene stamattina Saint-Just. Sì, questo è Saint-Just, ma noi stavamo parlando di Saint-Simon. Ah, appunto, però io pensavo a Saint-Just. Sì. Quindi c'entrava pure lui comunque. Sì. De Maistre, De Gérandot, Fourier e Saint-Simon. Saint-Simon tutti è importantissimo. Tutti gli ultimi arrivati. Eh? Esatto, Saint-Simon è importantissimo, perché io vorrei leggere una lettera scritta da Saint-Simon, diciamo che è stato il primo formulatore del socialismo in termini post-rivoluzionari, e che ha chiamato appunto socialismo. Ma comunque appena prima di Proudhon. Sì, siamo lì, quasi contemporaneo. Siamo lì, anzi diciamo che Proudhon mi sembra che sia arrivato pure prima. No, 1830 più o meno siamo lì. Vabbè, comunque questa è una lettera, ti dico subito, che Saint-Simon ha scritto niente meno che a Chateaubriand negli anni 20-21. Lettera di Saint-Simon a Chateaubriand, che contiene in nuce un'infinità di cose. Ricordiamo, se qualcuno lo sa o non lo sa, che Saint-Simon è quello che diede vita a quello che viene chiamato il saint-simonismo, cioè un socialismo abbastanza blando. Però è molto importante il confronto, ad esempio, con un grande studioso e elaboratore dei concetti espressi durante la temperie rivoluzionaria, che è stato appunto De Robespierre. No, Robespierre non c'entra niente. No. Perché Robespierre è il rivoluzionario puro, sì, non ha una visione del mondo. No, sto parlando di Chateaubriand, il quale Chateaubriand è stato quello che ha scritto una visione del cristianesimo, perché noi vogliamo arrivare qui, una visione del cristianesimo buonista, lacrimevole, piena di spunti buoni, carezzevole, che è quella pietosina. Ecco. Che è quello poi su cui si è basato la dottrina e l'insegnamento della dottrina della Chiesa sociale. Della Chiesa sociale. La dottrina sociale della Chiesa. Fino ad oggi, quindi la menzogna
la menzogna. E allora, prima di iniziare questo discorso e darti la parola a te, no, volevo ricordare che un'operazione tipo l'assorbimento del pensiero socialista embrionale nato attorno agli anni 20-30 dell'Ottocento sta avendo ripercussioni e riedizione nel buonismo puramente teorico e dato e concesso solo alla plebe, questo buonismo e non alle altre sfere, che sta attuando contestualmente in questo momento il Vaticano, nel confronto per esempio degli arrivi degli extracomunitari, nel confronto con gli immigrati clandestini, con l'integrazione dei froschi e degli omosessuali, dei separati all'interno della Chiesa, certo, e così via. Cioè questo, diciamo, metodo di integrazione che ha messo in piedi fin dall'inizio, a partire dal 400 d.C. più o meno, quando è diventato centro di potere, ha sempre, diciamo, perennemente, continuamente integrato questi nuovi pensieri all'interno del pensiero della Chiesa, spacciandoli per propri. Esatto, non solo, ma tu mi hai anticipato, perché il discorso gira, arriva sempre lì, mi hai anticipato questa cosa importantissima. Ah, vabbè, Socrate. No, è importantissimo. Direi. Socrate e Gesù. Allora qui c'è una lettura. È lui. C'è una lettura. Il nichilismo di Socrate e il nichilismo di Gesù. È infatti. Allora, questo è il Corriere della Sera, la lettura, quella pagina domenicale del Corriere della Sera, di domenica 19 luglio 2020, dove appunto c'è una interpretazione del pensiero di Nietzsche tanto su Socrate quanto su Gesù. Bene. Ora noi aggiungiamo però, perché l'interpretazione di questo autore, che è un inglese, a noi non piace per niente, perché è un'interpretazione che non ha niente a che vedere con la realtà. Perché? Perché sia Gesù, o il personaggio più o meno inventato, che è stato costruito sulla falsariga di Socrate, nel caso in cui fosse esistito, è esistito 500 anni dopo la morte di Socrate, il che significa che l'invenzione del cristianesimo, che adesso... Quindi piano, parli piano, di Platone? No, sto parlando proprio dell'invenzione del cristianesimo. L'invenzione del cristianesimo è un'invenzione che è avvenuta sulla falsariga del mito di Socrate, che circolava alla grande, perché qui si parla appunto dei due sacrificati, no? Morti con una sentenza ingiusta, certo, che non ha né capo né coda. Perché? Perché il cristianesimo nasce 500 anni dopo della cristianesimo. Dopo Cristo, dopo la morte di Cristo. No, il cristianesimo nasce 500 anni dopo la morte di Socrate, dove il mito di Socrate ha avuto tutto il tempo per girare. No, ma soprattutto ad Alessandria, dove c'era il centro e c'è stata la lotta più feroce combattuta fra i pagani e i cosiddetti cristiani. E le varie anime del cristianesimo. Certo. Allora, questi sono tutti concetti che emergono tranquillamente oggi in una visione soft, che noi prima o poi contestiamo. Qui c'è qualcosa di importante, se scappa tempo lo leggeremo un'altra volta, però da questo punto di vista noi dobbiamo sistematicamente contestare qualsiasi atteggiamento che vede coevi e coesistenti Socrate e Gesù, che non è possibile. È chiaro che la critica di Nietzsche, che Nietzsche era figlio di un pastore protestante, viveva in un clima cristiano, e sia Nietzsche che tanti altri pensatori, Kierkegaard, il primo che mi viene in mente, ed altri, migliaia, sono vissuti in un'ambientazione ideologica culturalmente pervasa dal cristianesimo, per cui per loro il pensiero
quello che poi sarà ampiamente... Erano come ranne bollite, eh? Esatto, sei dentro quel brodo e sei del brodo. Esattamente, quello che verrà poi disvelato dal pensiero, dalla cultura che è nata, dalla sociologia, dalla psicologia, da tutti questi studi che vengono col Novecento praticamente, e che ha disvelato tutte queste cose, mentre prima non c'era. Tu vivi in un clima ideologico che è cristiano, ritieni che il cristianesimo sia qualcosa di perenne, non è vero, è tutto nel caso è tutto inventato. Mi diceva un mio nipote che ha seguito quasi tutte le conferenze di Biglino, dove praticamente soprattutto l'incontro-scontro di Biglino con i vari teologi protestanti o meno, cattolici o meno, dove questi non sapevano cosa rispondere, perché sono tutti cazzati. Abbiamo partecipato anche noi a Tivoli, ti ricordi? Certo. A quell'incontro. Quindi, detto questo, vogliamo leggere un'altra pagina che è riportata in un libro di un nostro amico ormai morto da tempo, un grande scrittore anarchico, Carmelo Viola, ed è la dichiarazione di morte relativa a Giordano Bruno, perché c'è qualcuno che vuole anche insinuare che non sia morto, che non sia morto, che non sia nemmeno esistito alla fine. Oppure, qualora accettasse che fosse morto nel rogo, dice che la colpa non è della Chiesa. No, è probabilmente colpa dei mentecati. È del boia, giustamente. Sì, dei mentecati che accompagnavano questo povero diavolo che è stato. Comunque, questo era atto di morte di Giordano Bruno. Prima di intervenire su altre cose, dobbiamo chiarire bene queste posizioni, che sono posizioni di antropologia culturale. Cioè, noi conosciamo le cose, conosciamo l'origine dell'elaborazione culturale dei pensieri che vanno circolando oggi, e per fortuna non sono più quelli di fine 800. Allora? Però abbiamo l'assoluta indistinguibilità sessuale, per esempio, che tu ci accennavi prima. Sì. E quindi non abbiamo più quelle pecche dovute alla ottusità e alla meticolosità monolitica del controllo del pensiero da parte della Chiesa, ma ci abbiamo altre problematiche derivanti da chi comanda il pensiero internazionale attuale, esatto, che ci condiziona per altri tabù, altri preconcetti. Che si trova comunque d'accordo con le strategie gesuitiche che oggi gestiscono la Chiesa. Certo, l'abbiamo detto anche un attimo fa, certo. Tra l'altro, vogliamo ricordare ai nostri amici che dal trattato è concordato tra Craxi e Sagrosoglio, quello dell'82, sì. Il cattolicesimo non è più la religione unica di Stato. Esattamente. Ricordiamocelo, perché se qualcuno rompe i coglioni sarebbe bene che glielo ricordassimo. Ma già era nato probabilmente la trasformazione dell'unica religione mondialista. Esatto. Era già partito il progetto, certo, da parte di loro. Abbiamo scritto qua ce l'abbiamo. C'abbiamo tutto qua. C'è tutto scritto. La pulsione mondialista, che si muove anche nell'ambito di una serie di considerazioni che poi sono, prima o poi riemergeranno, sono comunque in questi testi che ho fatto vedere. Atto di morte di Giordano Bruno. Queste cose le dobbiamo ricordare, perché così come durante la messa fanno l'atto di morte del buon Gesù, noi dobbiamo ricordare l'atto di morte di Giordano Bruno. Non solo, ma anche diario, tanto sì, di tenere un altro che me lo mette al volo. Giustizia di un eretico impenitente bruciato vivo. Giovedì AD 16 detto. A ore 2 di notte fu intimato alla compagnia che la mattina si doveva fare. Questa è la compagnia dei giannizzeri. Della compagnia di San Giovanni Decollato. Ah, erano i, come si dice? Sì. Quelli che accompagnavano salmodiando i poveracci che erano condannati a morte dai preti. Sì, sì. A ora 2 di notte fu intimato alla compagnia che la mattina si doveva far giustizia di un impenitente
et però perciò alle 6 ore di notte radunati il confortatori e cappellano in Sant'Orso che confortatori et andati alle carceri di Torre di Nona, entrati nella nostra cappella e fatte le solite orazioni. Cose che noi abbiamo sempre fatto vedere, sì, nei vari video, esatto, video dove si trova la località proprio, il posto si esatto. Si fu consegnato l'infrascritto a morte condannato, cioè Giordano del Quidam Giovanni Bruni, frate apostata, Danola di Regno, cioè di Regno del Sud, eretico impenitente, il quale, esortato dai nostri fratelli con ogni carità, poverini, e fatti chiamare due padri del San Domenico, due del Gesù, due della Chiesa Nuova e uno di San Girolamo, pentiti, ravvediti, i quali con ogni affetto, cazzo, sta lì, lo stanno per bruciare vivo. Gli facevo un pompino mentre gli dicevo. Et con molta dottrina, mostrandoli l'error suo, finalmente stette sempre nella sua maledetta ostinazione. Certo, ci aveva ragione. Era convinto fino in fondo. Aggirandosi il cervello e l'intelletto con 1000 errori et vanità. E tanto perseverò nella sua situazione che da ministri di giustizia fu condotto in Campo dei Fiori e quivi spogliato nudo e legato a un palo fu bruciato vivo, accompagnato sempre dalla nostra compagnia di cantori, sì, cantando sempre di Nora Orlandi. Le litanie, i cantori di Nora Orlandi, e lì confortatori sino all'ultimo punto, confortandolo, allacciar la sua ostinazione con la quale finalmente finì la sua misera ed infelice vita. Ma misera e infelice perché gli è stato costretto mentre soffriva le pene dell'inferno, perché la bruciatura è lenta e terribile, perché la bruciatura è su legno, ci mette anche mezz'ora. Capito, doveva sentirsi pure le stronzate che dicevano questi mascalzoni. E adesso ti do la parola. Affabulatori proprio. Cazzo di mortacci loro. Beh, non lo so, che devo dire? No, devi raccontare le tue disavventure. Ma di che? Di che cosa? Quelle di ieri, perché sono cose importanti. Ah, sì, allora, è da ieri pomeriggio un altro nostro amico, caro amico Andrea, non Andrea Gioia. Non quell'Andreo, ma un altro Andrea. Ma un altro Andrea, che lui si è voluto mantenere anonimo e quindi manteniamo anonimo anche noi il suo nome. Però lui è andato in un supermercato, ha registrato tutto ieri e ha mandato online appunto il video che ha realizzato, molto terra terra, cioè non in lui terra terra è il rapporto che si è instaurato con i commessi del supermercato dove anche noi andiamo a volte, no? Lo sai, no? L'hai visto il video? No, non l'ho visto, però non ho visto niente. Ha fatto un video in un supermercato di zona. E quindi, a dimostrazione che i poveracci che sono lì a lavorare, a guadagnarsi la strozza, come i lamentatori, no? Certo. Il coro di Nora Orlandi, anche loro dicono, avrebbero potuto dire, o avrebbero detto, siamo obbedienti agli ordini superiori. Gli ordini superiori ci dicono di fare le lamentazioni, noi veniamo qui, cantiamo con Nora Orlandi e ci lamentiamo e facciamo il nostro sporco lavoro. Anche quelli del supermercato fanno il loro sporco lavoro, perché è arrivata lì la guardia giurata e quella ha detto no, ti devi mettere la mascherina. Ma dove sta scritto? Appunto Andrea gli ha detto ma che cazzo stai dicendo? Fammi vedere quello che dici che sia vero e io certo lo eseguo. Allora, ti do notizia dell'ultima ora, mentre stavo aspettando che scendevi, è arrivato un audio in cui c'era, adesso non so, non ho sentito tutto il dialogo che c'era lì, ma insomma c'era una signora che riportava la notizia che il decreto del Presidente del Ministero, cioè il decreto del Ministero dell'Istruzione,
che ha emanato 10 giorni fa, 15 giorni fa, a proposito delle modalità di condotta all'interno delle classi, del distanziamento. Già ampiamente già, criticato, esatto, da chi ha la possibilità di criticare. È arrivata la conferma, non so non da come né da chi e perché, che praticamente è del tutto falsa, in quanto non tiene in considerazione le procedure del fatto che il ministro dell'istruzione, come qualunque altro ministro, non può far valere a norma di legge un decreto del presidente, non del presidente, ma del ministro dell'istruzione, quando in quel gioco lì, in quella atmosfera, in quell'ambito, viene comunque vengono colpiti gli interessi, diciamo le propedeucità, sì, del ministro del lavoro e dell'industria, del ministro degli interni e della sicurezza e del ministro, non mi ricordo più, che avrebbero, cosa che avrebbe dovuto far diventare ineludibile il coinvolgimento di questi altri ministri nell'emanazione di questo editto, chiamiamolo come vuoi, questa circolare, sì, che avrebbe avuto bisogno del supporto anche della firma di questi ministri che ti ho detto. Certamente. Attraverso un decreto del questi si muovono a tentoni, come se fossero dei cretini totali. No, questi non se ne strafottono. Sì. Pensando perché non ce la fanno, certo, perché non la capiscono, non ce la fanno, signore, non hanno il cervello. E quindi insomma ieri c'è stata questa cosa qua e casualmente ieri appunto Andrea l'ha raccontata. Ieri. E la cosa, se mi permetti, mi ricorda un fatto relativo al comportamento di una persona, una cosa che mi colpì moltissimo all'epoca, che era stato rinchiuso nei piombi di Venezia. Ma chi era? Veniva raccontato, ho l'impressione che lo raccontasse. Giacomo Casanova, no? Sì, che lo raccontasse proprio Casanova. Io comunque ebbi questa impressione, conoscendo l'opera di Casanova e avendo visto i piombi, che erano tutti completamente nel buio, tu stavi semi con 20-30 cm d'acqua, erano sì, anche dentro. Tu stavi pressoché sdraiato perché non potevi stare in piedi e stavi sempre al buio. Una persona riuscì a sopravvivere, nel senso che riuscì a far funzionare il cervello. Tipo il conte di Monte Cristo, più o meno. Sì, vabbè, il conte di Monte Cristo in ogni caso si è trovato meglio. Vabbè, comunque stava lì in quella cella, sono lì 30 anni, insomma. Esattamente. Dimenticato da tutti, eccetera. E lui, per far funzionare il cervello, in quel buio totale, buttava un piccolo oggetto dentro l'acqua, no, dove fosse che fosse, e poi passava il tempo a cercarlo. Chiamo così, è un esercizio. Questo qui certo, dico che è storico, nel senso che è raccontato da Giacomo Casanova. Allora, questi qui non buttano nemmeno l'oggetto perché non sanno nemmeno di che si tratta. No, ma c'è stata un'intervista di Di Maio oggi o ieri che è veramente il non plus ultra dell'idiozia, che è una cosa inarrivabile, cioè a comprarne uno, a pagarlo per fare quel mestiere lì, per lo scemo del villaggio, non ci si riesce. Sì, quella è la cosa più bella lì. Adesso hanno detto che bisogna votare sì, bisogna votare sì perché è una cosa bella e giusta, come ha detto anche la Meloni. Equo e salutare. Obiettivamente io penso. Hai letto quello che ha scritto Antonio Sinagra? No, che cosa ha detto? L'ho messo sulla mia pagina di Facebook. Diglielo agli amici, sì. Appunto, fa il pelo e il contropelo alla Meloni, no? Che ha derazzato dall'opposizione, sì, no? Quale opposizione, vorrei capire io? Qualcuno sa che cosa è l'opposizione? Io opposizione in Parlamento vedo che ci sono due fazioni convergenti. Se no non sarebbero in questo Parlamento. Vabbè. E quindi c'è Antonio Sinagra che fa tutta una serie di considerazioni sulla Meloni, sul fatto che cosa buona e giusta votare sì, e lui gli dice: ma me ne spieghi qual è e per quale motivo è buona? E quella ovviamente vaga, certo, vaga nel buio. Certo. In ogni caso, già che ci siamo, io sono convinto che i parlamenti più efficaci sono quelli che hanno un numero basso di persone. Perché? Perché
come quello americano ad esempio, perché il parlamentare viene comunque coinvolto in tutte le operazioni che compie. Laddove invece questi parlamenti voluti dalla Costituzione, perché è stata la Costituzione, l'attuale Costituzione vigente... Ma ricordiamoci che eravamo sotto il piede di Damocle noi, sotto la spada di Damocle, il piede dell'oppressore. Ma perché, sì, vabbè, ma ci siamo anche adesso. Certo, ma da allora, infatti non è cambiato, è solo peggiorata la questione. Allora, il fatto che ci possano essere un numero di persone completamente appecorinate, che non fanno un intervento per tutto il periodo in cui stanno in Parlamento, che non hanno idee ma votano solo al comando, beh, francamente è una cosa che bisogna smetterla. È chiaro, io vorrei un Parlamento al massimo di 100 persone che si assumano le responsabilità e tutti gli atti che fanno, tutti gli atti. Ma ci vorrebbero 100 menti pensanti, non 100 cialtroni come, o 1000 cialtroni come questi. Quello che vuoi. Allora io sono per mantenere il numero di cialtroni attuale, però non questi stessi cialtroni. Preferisco il contadino, preferisco l'uomo delle pulizie, il facchino, che hanno un cervello che è abituato a ragionare. Ma lo devono far funzionare. Certo. Allora io che ho voluto centrare anche il problema relativamente a ciò che è accaduto durante la Rivoluzione francese, beh, francamente io questa mattina l'ho passata tutta a vagliare le personalità notevoli che ci sono state durante questa incredibile rivoluzione. Beh, dobbiamo dire, era una classe dirigente, ce lo scordiamo mai, quelli erano quasi tutti avvocati, certo. O preti. Sì, avvocati, preti che sapevano il fatto loro. Certo. Ex cardinali, ex vescovi. Spretati magari. Sì, che si spretavano, poi si ripretravano. Ideatori di soluzioni. Beh, insomma, non... E poi soprattutto capaci di prendere decisioni anche a rischio personale, perché sapevano che... Basta ricordare la decisione di continuare la guerra quando stavano perdendo con la Prussia, stanno prendendo le legnate a non più, esatto, a più non posso. Lì, a quel punto lì, c'era qualcuno che aveva un'arma in mano, e non ne parliamo adesso. Non, certo. Vabbè, prosegui. E niente, quindi stamattina, ieri mattina, sono andato alla posta per spedire alcuni miei libri, e lì ho trovato della gente che aspettava facendo la fila fuori degli uffici, perché ovviamente devi mantenere distanze, più di un metro di distanza l'uno dall'altro non ci può stare, insomma, quindi eravamo una ventina di persone fuori. Uno ha attaccato il discorso dicendo quattro boiate ovvie, no, che di quelle che trasmettono in televisione dalla mattina alla sera, al che io ovviamente non ho potuto stare zitto, ho dovuto rispondere, e abbiamo cominciato un dialogo che è durato un quarto d'ora, 20 minuti. Mentre stavamo parlando così e questo stava incominciando a avere qualche dubbio, guardava in alto e cominciava a dire ma se, e quindi cominciava a percepire che c'era qualcosa che non quadrava nella comunicazione che gli era stata fornita dalle televisioni e dai giornali, all'improvviso, senza nessun motivo inaspettata, esce fuori una signora, ci avrà avuto sui 70-75 anni, e fa: lei stia zitto! A me stai zitto! Tralascio quello che ho potuto fare per umana pietà delle vostre orecchie, ma insomma veramente ho sbraitato in maniera che questa a un certo punto si è zittita, e a un certo punto è intervenuta una persona in suo aiuto dicendo ma la signora è cardiopatica. Io ho detto: guardi, il fatto di essere cardiopatica non è una esimiente, che ti esime, no? Che per cui puoi dire le cazzate che vuoi. Stai calmo e tranquillo, perché anche tu sei sotto il controllo delle leggi e succubo delle leggi, e non fai quello che cazzo ti pare a te, ma soprattutto in un ambito, in una agorà, come era in quel momento lì, quella discussione che si faceva lì all'aperto, comunque non ti puoi permettere di tacitare un interlocutore fra gli altri, non perché ero io Orazio Ferniani, ma io non mi sono mai permesso di dire mai a nessuno, neanche alle mie figlie, quando erano piccole, eppure quando erano piccole, stai zitta, mai, infatti, tu l'hai fatto mai. All'inizio del caos, perché oggi noi viviamo in un periodo che è il periodo
dello stato caos, nascente del caos. Esattamente. Allora, chiunque si tiene il diritto di dare espressione dei propri impulsi naturali. Sì, ma questa è la cosa senza grave. Poi ho tirato fuori, c'avevo i libri, c'avevo tre libri dentro una busta. Io ho detto, signora, quando lei vuole parlare con me, prima scriva tre libri sull'argomento, sì, come ho scritto io. Poi io mi leggo i suoi libri e poi, sì, discutiamo. Certo. Non è che tu esci estemporaneamente così, non so manco come ti chiami, chi sei, che titolo c'hai, ma che è qualità un impulso naturale, c'hai. Perché non è l'impulso naturale, sì, che c'è stato fino a poco tempo, sì, fa, adesso si sono calmati. Dell'ego. Che se tu parlavi male della religione, c'era sempre qualche beghina in mezzo che ti diceva le peggio cose, andrai all'inferno. Adesso si sono calmati, vedete che il mondo cambia, sì, cambia, sì, anche, sì, questo. Sì, piano piano. Quindi ecco, poi diciamo la cosa è terminata lì, insomma, non ho voluto violentare più di tanto la signora perché era veramente anche banale, sarebbe stato anche come sparare sulla Croce Rossa, cioè non, sì, d'altronodo, ma però vedi che c'è un meccanismo, che è un meccanismo di difesa, diciamo, in corner, no? Arriva quello, dice sì, ma ho lanciato il corno. È cardiopatica, capito? Che cazzo vuol dire? Mi ricorda la barzelletta di una formica che incontra un elefante. Dopo ne racconto una io che trafugo enormemente. E alla fine la formica, l'elefante dice: quanti anni hai? E dice: io ho 10 anni, dice la formica. E dice: io ce ne ho 3. E dice la formica, dice: sì, ma io sono stato malato. E io invece ne so un'altra, la racconto, è troppo carina, veramente adesso. C'è un tizio che incontra un amico, da tanti anni che non lo vedeva, ciao, come stai, come non stai, racconta tutto. A un certo punto questo distoglie l'attenzione, questo che parlava, distoglie l'attenzione dall'amico che aveva incontrato e vede una che passa, una gran bella figa, dice: oh, ma lo sai che quella è una suga cazzi, ne prende quanti ne vuole. Dice: ma quella è mia figlia, fa l'altro. Sì. Dice: sì, ma fini. Vabbè, allora, veniamo a noi. Questo è il libro che chiunque si interessa di politica dovrebbe leggere. Oggetto di questo volume è il tentativo di chiarire alcuni termini che funzionano nel linguaggio politico nato dalla società illuminista. Questi termini, di cui soprattutto alcuni sono evidenziati, controllo, assistenza, uguaglianza, pubblico, privato, plasmano il sapere costituito in rapporti alle istituzioni. È importante capire, perché quando noi, ogni volta che dobbiamo chiederci cosa sta succedendo, noi dobbiamo capire che quello che sta succedendo c'ha intanto una realtà temporale, poi una realtà linguistica, poi una realtà filosofica, culturale, un'altra psicologica, culturale anche, culturale intendendo in termini complesso, completi. Certo. Allora, solo se tu riesci a decifrare tutte queste realtà, riesci a capire il mondo in cui vivi, se no no. Allora, leggo. Bisogna scendere il problema in sottoproblemi. Allora si arriva se no non si capisce, c'è poco da fare. Ad esempio, questo capitolo è intitolato Natura, repressione e scienza della politica. Perché la repressione fa sempre parte della politica? Perché chi gestisce il potere può essere anche un genitore, intendiamoci bene, nei confronti dei figli. L'atto repressivo ce l'ha nel sangue. Tant'è vero che c'è questo bellissimo libro che vi voglio far vedere, che è presentato nella, eccolo qui, nella lettura. È un libro che è stato pubblicato adesso ed è un libro veramente di grande interesse, che io giustamente non comprerò perché è un libro di 780 pagine. E la miseria. Bisogna rincorrere il Leviatano per addomesticarlo. Bello il concetto, però. Bisogna rincorrere, ecco, il Leviatano. Loch Ness, il drago, ecco, di Loch Ness. Ecco il drago.
qui ovviamente si parla di Hobbes e tutto il resto, ma c'è la frase iniziale che è di un'importanza per me pazzesca. Dice, ed è questa, voglio farvelo anche vedere, è qui. Lo Stato moderno serve a garantire la sicurezza dei cittadini, ma ha un'innata propensione dispotica. Secondo Daron Acemoglu e James Robinson, i due autori del libro, solo una società civile che tenga testa all'apparato coercitivo può assicurare a un paese la libertà. No, ma io voglio fare un intervento. E benessere. Solo noi assicuriamo, noi che teniamo testa sistematicamente in tutte le forme all'apparato certo. coercitivo di questa gente, assicuriamo al paese il margine di libertà. Noi. Ma proprio questo, a questo punto, questa, diciamo, sotto questo profilo, il discorso che faceva appunto Andrea ieri con i due che sono intervenuti contro di lui per la mascherina dentro il supermercato, che era una guardia giurata e una commessa e una cassiera, erano tre, possono, lui gliel'ha detto correttamente, gli ha detto voi siete schiavi del sistema doppiamente perché dovete subire le conseguenze che abbiamo noi singoli e privati cittadini, ma in più siete succubi della sottrazione di dialettica e diritto alla trattativa che certo. una volta era competenza dei sindacati. Certo. Oggi noi ci ritroviamo così a tutti i livelli di qualunque tipo di professionalità, di attività lavorativa, perché sono state annichilite e distrutte le forze di reazione dei sindacati. Non dei sindacati in generale, sappiamo che i più grandi sindacati sono sempre stati asserviti agli interessi della signora. Però nella funzione del loro deve esattamente, essere esattamente. Ecco. Quella è la funzione del nostro sindacato, ad esempio. Certo. Quindi ecco il discorso, quindi è un discorso che va assolutamente riportato in auge in maniera forte e diciamo determinata, perché non è possibile che si lascia allo sbando la trattativa con l'articolo 18, l'esclusione dell'articolo 18, non si sa più che cazzo di discorsi basta vedere i sindacati come si sono prostrati in merito alla vicenda del coronavirus. Poi, oltretutto, dobbiamo dirlo, a fronte di una vastissima letteratura, soprattutto una letteratura alternativa che voi potete, cari amici, vedere su internet, perché c'è l'ira di Dio, sono tutte contestazioni competenti, oneste, protese alla difesa dei cittadini, che sono quelle che è della salute, che sono quelle che contestano le decisioni chiaramente arbitrarie di questo governo, che non a caso è stata una creatura dei preti, che continuano a comandare in Italia per ragioni che conosciamo. Allora io voglio leggere alcune frasi. Poi devo fare un'altra Posso io pure. Allora io devo fare purtroppo sempre la sibilla cumana, la sibilla cumana, ma la moglie di Ettore, come si chiamava? Sì. C'è Cassandra. Sì. Devo fare sempre. Non era la moglie di Ettore, comunque. Vabbè, sì. la figlia, era la figlia di. No, Cassandra. Sì. No. Vabbè, comunque. Come no? Era la moglie. Era una delle figlie di Priamo. Di Priamo, ecco, sì, scusa. Era la sorella di. Vabbè. Devo fare sempre la Cassandra. Allora, il problema è questo. Fare come le oche del Campidoglio, no, sempre starnazzare perché vedo sempre nemici che ci sono, è chiaro. Allora io faccio il pelo e il controvelo, e c'è un amico di poi un amico, uno che si definisce amico, che dice una serie di cose e fra l'altro in questi ultimi giorni ha sparato a zero su delle cose, insomma, che non è bene riportare senza avere documentazione diciamo alla mano, ecco. Però anche quelli che si proclamano fautori di un stesso, diciamo, di un analogo progetto politico e teorico, politico sociale in questi ultimi anni
e noi l'abbiamo incontrata questa persona anche in circoli molto dedicati, molto circoscritti per un certo tipo di fauna politico-sociale, insomma, quindi non è diciamo che ci si va così per caso in certi luoghi. Ci siamo trovati lì con questa persona, che non dico adesso in questo momento chi è per ovvie ragioni, dove queste persone continuavano a promuovere i loro libri, che sembravano di avere un aspetto assolutamente rivoluzionario, quando poi nella realtà, nei fatti, nella trattativa giornaliera, nella discussione giornaliera, nelle enunciazioni giornaliere, questi signori invece prendono per la tangente e dicono si cose dileguano. Si adeguano in funzione dell'opportunità politica del momento, o politica fra virgolette, certo. Diciamo, di opportunistica politica, certo. Ecco. E questo, ecco, per dire che oggi noi ci troviamo in queste circostanze perché in questo momento c'è una diaspora di persone, di menti pensanti che controllano ogni aspetto, ogni sfaccettatura della possibile diciamo, rivoluzione concettuale o reale che si deve portare avanti nei prossimi anni. Ecco, il problema appunto oggi, e finisco, è quello di integrare questa gente cercando di farla rientrare all'interno di una disciplina morale, in modo da essere coerenti fra quello che si scrive sui propri libri e poi l'azione oggettiva, giornaliera o quotidiana, che invece dobbiamo espletare con risultato istantaneo, quindi con la dimostrazione pratica di quello che diciamo sul campo e non solo teorica, capito? La coerenza è molto difficile da ottenersi in una confusione ideologica come quella che noi stiamo vivendo in questo momento. Come avevo già detto prima, per conoscere la realtà nella quale si vive, dobbiamo tenere presente che a fine 800 e dall'inizio del 900 sono nate tutta una serie di strutture conoscitive che tutt'assieme possiamo riassumere nel concetto di antropologia politica o ideologico-politica. Questo concetto è riassuntivo di tutta una serie di cose, tra cui anche la politica. Allora, se noi esaminiamo quello che sta avvenendo nell'ottica dell'antropologia, che è stata scoperta all'inizio del Novecento, mentre prima non c'era... No, il primo antropologo è l'americano, attorno al 1854 fece un'indagine sui Navajo o sugli Apache, non mi ricordo più. Sì, ma lì più. Siamo tornati ad un altro discorso. È vero. È nata da lì l'antropologia sì. Culturale e antropologia. Però lo studio dei Navajos ti dà la possibilità di conoscere certi meccanismi in senso automatico, ma non ti dà la possibilità di riassumere invece tutta una serie di altre... È chiaro che poi nei decenni successivi ci sono le scienze, è chiaro, no? La fisica postquantistica, la filosofia del Novecento, tutta una serie di cose che messe assieme ti danno la possibilità di capire anche perché certe persone che pensano di sfruttare il caos attuale proponendo loro idee balzane per lo più, poi alla fine sono costretti a rimangiarsene. Beh, basta vedere quello che hanno fatto il Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento, sì, però il Movimento 5 Stelle dobbiamo chiarirlo bene. Ah, non è una cosa spontanea. È una creatura molto chiara, molto descrittiva di una società commerciale, di promozione commerciale. Di marketing. Esatto, dove ovviamente è chiaro che se la società è quella, tra l'altro risulta che ha chiesto pure i soldi di recente, capito? Allucinante. Casaleggio ha chiesto i soldi, sì. Dice perché non può più lavorare, certo, ha perso i clienti. Vabbè, allora veniamo a noi. È la presentazione di questo libro. L'area occupata dai testi presentati in questo volume riguarda concetti come soggetto politico, cittadino, democrazia, uguaglianza, sui quali si struttura la società
post-illuminista si è partiti dall'assunto che soprattutto nella Francia degli ultimi anni della rivoluzione e di quelli immediatamente seguenti, ecco perché è importante, perché prima c'è stato la rivoluzione, poi c'è stata la nascita dei parlamenti, certo, dei vari parlamenti, l'evoluzione sociopolitica che si sono susseguiti l'uno all'altro con delle discussioni, delle acquisizioni, con delle prese di posizione da parte di persone veramente illuminate. Adesso qui l'illuminismo è veramente importante, coloro che hanno dibattuto fino alla morte per molti versi in quei parlamenti, ricordiamo che ne sono morti parecchi, tra cui soprattutto la convenzione, certo, sono persone che erano munite anche in armi, non solo sì, per certo, ritorsioni politiche, ma c'è stato di tutto, stragi a non finire, no, anche durante la guerra, ricordiamo che dal 92 in poi c'era contemporaneamente anche la guerra, esattamente, e tutte queste persone che provenivano comunque da una cultura, no, bisogna dire che comunque una cosa che viene sottaciuta dalla rivoluzione francese, come quella anche contrariamente quella del bolscevica, quella russa, mentre avveniva questo elaboratorio politico della creazione del Parlamento e tutto il resto, la Francia è riuscita pure a fornire i mezzi, le risorse e l'attaccamento patrio, non ce lo scordiamo, certo, mai, certo, alle truppe al fronte. Il nazionalismo è nato lì. Certo, e quindi ha fatto delle cose eccezionali, certo, la rivoluzione francese. No, non solo, diciamo, Napoleone è appunto il frutto di questo crogiolo, e non solo, e Napoleone ha vinto non solo perché era un grande stratega, ma perché aveva degli uomini che combattevano, che non è, certo, non è cosa molto facile. No, ma era tutta una generazione che era uscita fuori dalla rivoluzione, esattamente, convinta nella grandezza dell'impero, esattamente, della Francia e poi dell'impero. È naturale. Allora, dicevo, queste persone che poi hanno elaborato all'interno, questi sono i veri parlamenti, non questa organizzazione di scazzacazzi che stanno lì a mangiare a UFO, non sanno nemmeno quello che dicono, qualora avessero la possibilità di parlare. Non conoscono neppure i congiuntivi. Ma a parte i congiuntivi, non conoscono nemmeno le regole su cui attenersi. Questi qui invece sono persone che da una parte venivano da una cultura professionale non da poco, selettiva, molto selettiva, quindi erano tutti chi avvocato, chi medico, chi professionista, chi chimico, chi fisico e quant'altro, chi astronomo, Bailly, D'Alembert, Bailly che è stato sindaco di Parigi, niente meno, e fu praticamente ucciso dai rivoluzionari, praticamente, dopo essere stato Bailly, scritto Bailly, con lei greco, sì, era un astronomo, è stato sindaco di Parigi, cioè, allora queste cose le dobbiamo dire, è stato poi in un certo senso ghigliottinato, ma dopo essere stato tormentato dalla massa del popolo che lo odiava perché era un moderato. Ma noi abbiamo oggi a Roma una testa di cazzo che è sindaco di Roma. Che non sa né leggere né scrivere. Non sa né leggere né scrivere, quello era uno dei più grandi astronomi della scienza dell'epoca. Allora. Il migliore degli ultimi 50 anni era quello che era proprietario della Roma. Come sì. Sì. Pascucci, no? Si chiama Petrucci. Sì. Si è partiti dall'assunto che soprattutto nella Francia degli anni della rivoluzione e di quelli immediatamente seguenti, perché sono seguenti, perché le idee prima sono state forgiate nel crogiolo e poi dopo sono diventate operative. Quello che è successo in Italia dopo il 43-45, esattamente, che la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione e gli altri hanno poi utilizzato gli strumenti che erano stati messi a fuoco e a regime dal Partito Fascista. È naturale, non solo.
nel puro interesse, fascista, certo. Nell'esclusivo interesse di Santa Madre Chiesa, cioè, oltretutto. Certo. Nelle lotte politiche di tale periodo si costruiscono le strutture della nascente società capitalista ed anche i modi e le leggi della sua pensabilità. Nelle aree complesse ed intersecantesi del romanticismo mistico ed esoterico, reazionario e liberale, si formulano le premesse sia del costituirsi della nozione di ideologia, sia della sua critica. Quindi è lì che nasce il concetto di ideologia, perché prima non c'era, perché non c'era la libertà di elaborare bello, un pensiero che questo, poi è la ideologia. Il bello in tutto questo è che nasce contemporaneamente il pensiero e il pensiero avversario. Oltretutto, quindi, certo. Quindi la possibilità di miglioramento selettivo e sinergico. È nello scontro non precostituito. Non preesistente, certo, è no, nello scontro dei vari parlamenti, parlo soprattutto della convenzione, che si scontrano lì delle persone che elaborano delle concezioni politiche senza averle mai viste prima e concepite prima. Questa è la cosa importante. Hanno creativi veri. Certo, quindi questo è il vero concetto di Stato nascente, che poi sia andato a finire, oltretutto, nell'interesse di una categoria economica che è praticamente quella dei produttori di ricchezza, della borghesia banchieri c'erano anche prima, della borghesia industriale e quant'altro, un altro discorso, che il liberalismo si sia poi formato. Io ad esempio ho una grande ammirazione per alcuni personaggi veramente che hanno cavalcato la rivoluzione per andare a morire poi nel 1830, 35, 40. Con Luigi Napoleone? Dopo Luigi Napoleone? No, del 35, 40 siamo nel pieno della restaurazione. Sì, appunto, Luigi Napoleone è no, 31, 31. Ma Luigi Napoleone, tu stai parlando di Napoleone che poi è diventato Napoleone III. Sì, sì. Beh, Napoleone III viene dopo la rivoluzione del 48. Dopo la rivoluzione del 48 Napoleone III prende il potere. Io sto dicendo quell'altro. E chi era l'altro? Il figlio, può essere? No. Il figlio di Luigi... Ah, no. Luigi XVII, XVIII, chi era? Ah, certo, Luigi XVIII, sì, vabbè, la restaurazione. Sì, la restaurazione, Io sono a grande ammirazione per queste persone che sono riuscite a scavalcare la rivoluzione. Però ci hanno riflettuto sopra, quella è la cosa più importante. Scusatemi, sono... Un alito di aria fresca, sì, all'improvviso. Sono stato abbagliato dal sole che sta tramontando. Sì. Il discorso illuminista sulla politica si costituisce con gli occhiali? Non sono abbagliato della luce. Però è molto importante, il discorso illuminista sulla politica si costituisce, cioè come trasgressivo rispetto ad un sapere concepito come eterno. È importantissimo. È quello che abbiamo detto anche fa. Poco esattamente. Fa. Cioè non esiste il pensiero eterno e la conduzione di un pensiero eterno. Il pensiero dell'ancien regime, così come la religione cattolica, erano concepiti come eterni, reali in quanto eterni. Quindi la rivoluzione viene a rompere anche questo aspetto importantissimo. Oggi i vari preti... No, ricordiamoci anche la legge sulla appropriazione dei debiti ecclesiastici, dei beni oltretutto, ecclesiastici, sì, che ha confermato anche in questo caso
la inesistenza della, della continuità eterna, sì, di una. Beh, la stessa cosa pensiero. L'ha fatto anche. Chi è? Le mie due figlie. Ah! Non riuscivo a vedere chi era. Ciao! Siamo abbagliati dal sole! Ciao! Vedi che bel furgone che c'ha tuo figlio. Ci porta. Bisogna prendersi anche noi un bel furgone. Vedi. E si trovano adesso, eh? Sì. Andrea, gli hanno prestato il camper, no? Sì. Ma nuovo, io l'ho visto. No, cioè, beh, relativamente nuovo, perché l'altro l'hanno distrutto. No, non l'hanno distrutto, non stava bene, sì. Ben messo. Vai avanti. Allora, dicevo, noi ci troviamo in una situazione in cui il disorientamento che avevano le popolazioni del dopo rivoluzione era anche il disorientamento che hanno oggi i post-cattolici, perché i post-cattolici capiscono che è tutto un mondo che va in crisi. Sta crollando. Che va in crisi. Una struttura che sta crollando. Esattamente. E allora crea anche degli atteggiamenti. Una struttura culturale, assurdi. Prima di tutto. Sì. Che va. Certo. Non è più cultura, ma è struttura mentale che resta come tale e induce scoria. Le persone. Scoria. Induce le persone a reagire come quella che ha reagito ieri, certo. Che non potendo sentire delle parole. Che per lei sono una ferita, sì, certo, per lei, ha sentito che non c'entrava niente, esatto, era al di fuori del discorso, non ha coinvolto nessuno, certo. Era semplicemente un assante, certo. Ha voluto intervenire perché è stata necessità, era la sua sofferenza. Esatto, è così. Esso si costituisce anche in teologia. E la metafisica dell'ancien regime. Esso si costituisce anche fin dall'inizio come pratica, nel senso che è indistinguibile dalla prospettiva di trasformazione di una società che si concepisce come ingiusta, oscurante la natura. E l'origine. Si tratta di costruire una società giusta e naturale. Si tratta di costruire un uomo liberato dalle contraddizioni naturali e sociali. Il citoyen. Il citoyen è Rousseau in questo contesto, l'uomo naturale recuperato attraverso un sapere che una formazione sociale che lo deformano e lo offuscano. È importante rilevare anche, solo da queste poche battute, del complesso percorso dell'antropologia e della filosofia politica illuminista, ed in particolare rousseauiana, che la idea stessa di natura è inseparabile dal costituirsi di una scienza della politica. Questa è una cosa importantissima. Ti riferisce all'indigeno felice? Sì, indubbiamente. L'idea stessa della natura è indistinguibile dalla politica. In che senso? Che la nostra visione del mondo, e quindi anche del mondo circostante, anche della natura, è quella che ci poi impone una posizione politica costantemente, anche quella che viene chiamata la societas hominum, no? Perché? Perché la società degli uomini è quello che noi pensiamo debba essere una società di una visione del mondo, ecco perché c'è la presenza di Rousseau. Ma Rousseau stesso però viene ampiamente superato dai fatti, dalla politica stessa. Il naturismo rousseauiano viene ampiamente superato delle esigenze della politica e della dialettica politica. Basti qui rilevare la portata strategica dell'idea di natura che mai compare nei discorsi antropologici illuministi con una valenza metafisica e teologica, anche in senso problematico, ma sempre come funzionale alla pensabilità e alla praticabilità di un uomo nuovo
liberato da certe contraddizioni inerenti alla sua costituzione sociale. Il problema però... Qui si parla di costituzione sociale, che prima non era percepito. Il problema oggi però è ancora più sorpassato, perché siamo di fronte all'estinzione della specie umana, altro che l'uomo natura, l'uomo vicino alla natura. Qui siamo di fronte a una possibile eventualità a breve termine, parliamo anche di 8-10 anni, in cui la specie umana sarà soppiantata dagli androidi. Quindi il pensiero rousseauiano, il pensiero proudhoniano, il pensiero saint-martiniano, eccetera, eccetera, diventano obsoleti tutti di un colpo. E bisognerà, bisogna reinterpretare la realtà attuale secondo una filosofia nuova, un'etica nuova, un pensiero politico nuovo. Su questo caso posso essere anche d'accordo. Fatto è che il discorso sarà... Certo, deve avere queste basi qua, Sarà graduale comunque, anche perché chi inventa il robot è uno che sa perfettamente che per farlo penetrare nella società lo deve fare ambire, accettare. Sì, da una parte accettare, ma dall'altra a goccia a goccia. Se no le persone si spaventano e reagiscono. Certo. Riprenderemo più avanti questo tema. Basti qui rilevare la portata strategica dell'idea di natura. Una rassegna sui testi che mettono a fuoco a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, cioè il 1700-1800, il concetto di legge e di cittadino deve necessariamente prendere le mosse dal nesso fra la politica e la scientificità. Ecco qui un altro elemento importante. Nel momento in cui nasce veramente la scienza, si diffonde la scienza. Non solo la scienza, ma la tecnologia che influisce sul mondo reale. Questo sarà una delle caratteristiche più importanti del XX secolo al suo nascere. Certo. Ma a questo momento qui c'è l'interazione tra scientificità, cioè scienza, conoscenza attraverso dei moduli di ragionamento della realtà circostante e la politica. Non a caso ho parlato prima di Bailly. Bailly è stato un grande astronomo, contemporaneamente è stato sindaco di Parigi nei momenti cruciali della storia della rivoluzione. Si tratta di un'impostazione non esistente prima della stagione dei lumi, per forza. È tale da essere quella in cui ancora oggi si pensa il politico. È importante questo discorso. Ancora oggi si pensa il politico attraverso modalità di conoscenza che chiamiamo creati all'epoca. Certo. No, si pensa il politico in termini di scienza. Sì, ma creati all'epoca. All'epoca è la scientificità che poi è si riporta fino ad adesso. Certo. Oggi noi dobbiamo ancora vivere una politica basata sulla scienza post-quantistica, ricordiamocelo bene. La posta in gioco è l'origine dell'uomo come ciò che si presume rendere oggetto di una scienza. Questo problema, a partire dal secondo discorso di Rousseau, struttura ogni teoria sull'origine della società in modo solidale al processo di una trasformazione. Il discorso politico, a partire da uno scarto ed una contraddizione che Rousseau individua lucidamente e pessimisticamente a livello naturale, e si costruisce. Rousseau è stato che era pessimista di natura. Certo. Si costruisce come tentativo, quasi gioco di prestigio, di costruire un uomo razionale, libero e uguale ai suoi simili. Guardate, questi tre termini sono fondamentali. Per sentirti uguale ai tuoi simili bisogna che tu sia razionale. No. I tuoi simili siano razionali. Certo. Io non posso sentirmi uguale a uno scalzacane certo, come Di Maio. Bisogna confrontarsi, sapersi confrontare e rubare all'altro quello che ti può dare. Sì, però poi ti conformi con l'attuale ministro dell'istruzione. No. Scusa. Per carità. Ma sai che assomiglia? Ogni volta che la guardo assomiglia a Moana Pozzi in maniera specificata. Sì, esattamente. Io mi dicevo... Moana Pozzi! A che cazzo assomiglia? Con le labbra così pitturate. Esattamente. Da vera puttana professionista. Non ti immagini. Veramente professionista, perché quella brava ragazza... Era una grande professionista comunque. Sì. Nel suo campo era una delle migliori, se non la migliore. In questa avventura la natura funziona come schermo
e ideale universale che permette l'instaurarsi della seguente operazione, cioè un ideale del cittadino che abbia proprio quelle caratteristiche universali, razionalità, libertà e uguaglianza, in grado di sollevare l'individuo dalla dinamica animalesca e violenta degli istinti e della immediatezza dei conflitti. Sono passati 200 anni, le cose stanno ancora così, e in Italia, governata dai preti, chi sta al potere o che vota le leggi sono i 5 Stalle. Rigovernata dai preti, di nuovo, e sono ritornati alla carica, certo, come hanno sempre fatto nel corso dei secoli. Nel momento in cui è entrato in crisi il sistema di potere e la credenza, ricordiamo, e la credenza religiosa, è chiaro che il discorso ricade in mano a chi? A quei gesuiti che, come è scritto, ma ricordiamoci qui, pure del ritiro avignonese, no? Come si chiama? Sì. Come si chiama avignonese? La... Ma io la chiamerei esilio, non so. No, è un esilio, ma cattività, sì, la chiamavano cattività come prigionia, no? Sì, sì, sì. Ma ricordiamo, cattività relativa, molto relativa. No, ma che sono andati lì perché c'era un tale che si chiamava Cola di Rienzo. Oltretutto. Poi quando sono riusciti a farlo fuori. E dopo comunque ormai era partito il germe della rivolta, no? Hanno dovuto, certo, sbaraccare tutto e andarsene. Io la chiuderei qui, però facendo vedere un'altra presentazione di un altro libro, che è lo stesso discorso del precedente, perché è veramente uguale. I geniali dialoghi celesti tra i gesuiti e la Cina. Parli da Francesco Saverio in poi. E di Matteo? Sì. Matteo Ricci? Certo, i cinesi non li freghi. Comunque è una mistificazione gesuitica molto importante, perché loro l'accordo ideologico e politico l'hanno fatto niente meno che attraverso... attraverso lo sfruttamento del pensiero che è ultra razionale, ultra materialistico, del pensiero cinese. È lì che, certo, i gesuiti hanno dimostrato, certo, la loro duttilità, certo, no, anche la grande capacità di gestione, di immedesimazione in una realtà completamente diversa, integrazione mentale. Dice qui scritto, lo facciamo vedere di nuovo, questa è la cultura dei gesuiti, questi sono i gesuiti, sono capacissimi anche di dire che Dio non esiste, lo stanno dicendo, sì, appunto, ma però esistiamo noi. La scelta di servirsi della scienza per l'evangelizzazione elaborata... Beh, ricordiamo che i cardinali cinesi sono nominati da Deng Xiaoping, sì, non, sì, dal Papa. Sì, lì ci sono delle conflittualità, ci sono sempre state delle conflittualità. Ne hanno fatti fuori alcuni, sì, anche, sì, ai, sì, tempi di Mao. Sì, sì. La scelta di servirsi della scienza per l'evangelizzazione elaborata progressivamente è praticata sistematicamente solo in Cina. Deve molto all'interazione con gli intellettuali di formazione confuciana convertiti al cristianesimo come Su Guangxi, che la accolgono e Confucio è molto affine a Gesù Cristo. Momento. È affine, attenzione, affine al gesuitismo, non, certo, al Gesù Cristo, certo, perché in Confucio, per il quale ho il massimo rispetto, esiste la razionalità, non una visione trascendente della vita, certo, molto concreta. Certo, certo. E contribuiscono al tempo stesso a trasformarla in modo decisivo, adattandola al contesto cinese dell'epoca. Lontana non soltanto geograficamente dalla contrapposizione tra scienza e fede, attenzione, dalla contrapposizione tra scienza e fede, che sogna l'Europa in quegli stessi anni, quella che si afferma in Cina è una visione congeniale alla ricerca di nuovi orientamenti intellettuali e spirituali, nello sforzo di trovare risposte filosofiche e teologiche e scientifiche
che permettessero di affrontare la crisi politica e l'irrequietezza spirituale che l'impero cinese vive in quel periodo alla fine della dinastia Ming. Gli scritti raccolti nel volume sono fonti preziose per chiunque voglia accostarsi alla conoscenza di un personaggio capace di una sintesi originale segnata da una continua ricerca ed una grande apertura al cambiamento, e costituiscono una testimonianza eloquente delle complesse dinamiche della contaminazione culturale nella prima età moderna. Oh, queste sono cose importantissime. Ti spiegano perché oggi i gesuiti hanno in mano la Chiesa. Perché di fronte alla crisi esistenziale, della culturale, fede, esatto, certo, i gesuiti, se noi col nostro pragmatismo la gestiamo, certo, noi. Tappiamo i buchi e le falle. Esatto. Con buona pace di Van der Staal, esploratori e missionari non furono strumenti passivi della trasmissione della scienza europea, ma interagirono con gli intellettuali locali impiegando selettivamente elementi dell'una e dell'altra tradizione. Lungi dall'identificarsi con una semplice riproduzione della scienza europea, su vasta scala, la sintesi raggiunta da personaggi come Matteo Ricci e Xu Guangqi si caratterizza piuttosto come una trasformazione creativa delle conoscenze naturali del vecchio mondo per far fronte alle esigenze di quanti vivevano nei nuovi mondi. E queste sono cose importantissime che spiegano appunto l'importanza del gesuitismo allora come oggi. Sì. E l'importanza, tra l'altro non l'ho qui, ma è importante dirlo, perché c'è un articolo che io trovo piuttosto interessante, in cui, parlando del discorso che Mario Draghi ha fatto al meeting di Rimini, che tra l'altro il meeting di Rimini si chiama in un altro nome, perché ormai comunione e maledizione è andata a Ramengo, gli hanno cambiato il nome, ma il meeting è sempre lo stesso. E l'apertura del meeting l'ha fatto appunto. Non credo che abbia più il successo che c'aveva 20-30 anni fa. Però è l'apertura di un discorso, tant'è vero che è lì che ho notato questo articolo di commento dell'intervento di Mario Draghi, dove si dice chiaramente che Mario Draghi esprime il pensiero dei gesuiti, e questo è in linea con quello che noi abbiamo sentito. È tutto sotto il controllo, il pensiero, esatto, è sotto il controllo gesuitico oramai. E lui appunto in quell'articolo si dice apertura di Mario Draghi alla sua richiesta di diventare Presidente della Repubblica. E se dietro a Mario Draghi ci sono, come viene riconosciuto anche nell'articolo, come noi abbiamo sempre detto, ci sono i gesuiti, ecco, non in probabilità che diventerà lui. Diventerà lui. Ciò significa. Come del resto molti degli altri presidenti. Certamente, hanno avuto, ma non i gesuiti. No, della Chiesa. La Chiesa, Chiesa sempre. L'attuale presidente. Basta ricordare il Picconatura, tanto per dire uno. L'attuale presidente della Repubblica rappresenta il potere a due. La diarchia, Chiesa, mafia. Evidentemente domani una presidenza di Mario Draghi potrebbe rappresentare... È pure migliore perché sarà finanza gesuito. Esattamente. E dovendo scegliere è anche meglio. Sì, finanza, monetarismo e gesuitismo. Certo. Bene. Dopodiché, cari qui. Amici, vi salutiamo. Sempre. So long. Sempre. E laudetur. Priapus. Prio. Allora, vediamo qua quanto abbiamo. Abbiamo un bel po', eh? 1 minuto e 10 e chiudiamo.